allora, cari bicigrini, dopo tanta fatica siamo arrivati in questa piazza. Mi metterò adesso davanti all'entrata principale. Ci ho messo un quarto d'ora a trovarla perché è chiusa e quindi tutti mi dicevano che era un'altra entrata principale. Qua siamo in questo posto qua, che si vede, e alle mie spalle finalmente la mitica facciata della cattedrale di Santiago in tutta la sua magnificenza e anche restauro. Allora, via con la prima. È stata un'incredibile avventura. In questo viaggio si può veramente trovare una quantità di persone meravigliose, incontrare il meglio della società è molto difficile e dura, veramente dura. La fatica è tantissima, ma ciò che potrete trovare in questa avventura, in questo cammino, vi ripagherà abbondantemente. Stop. Seconda negativa. Sono arrivato davanti alla cattedrale di Santiago. La fatica è stata veramente terribile. Emozioni poche. Esiste la possibilità che ne troviate, ma non saprei consigliarvi come. Di per sé la cattedrale è bella, ma il tempo non aiuta, non dà risalto. Le persone che troverete non si interessano a voi, hanno come scopo il loro cammino, non il vostro. Stop. Terza agnostica. Sono arrivato alla cattedrale di Compostela. È stato un viaggio lungo, molto duro, faticoso. L'importante è stato il viaggio. Ciò che trovate alle mie spalle è un mucchio di sassi ben messi e le persone che troverete lungo questo cammino sono le stesse che troverete fuori, uguali, identiche. Il vantaggio qui è che ne trovate a centinaia tutti i giorni e se voi a Milano chiedete a una persona: ma tu cosa hai imparato dalla vita? Uno ho trovato per strada. Questo qua chiamerà la polizia e vi farà rinchiudere o perlomeno arrestare per tentata violazione della privacy. Se lo fate qua, vi troverete davanti a un fiume di parole di qualcuno che vi racconterà tutta la sua storia, senza nessun pudore. E questo lo farà chiunque. Quindi qui abbiamo un concentrato in ordine di tempo e di disponibilità di tutta la società che c'è fuori dal cammino. Ecco, io vi ho dato le tre versioni. Scegliete voi quella che più vi piace, che più vi pare corretta. Io la mia scelta l'ho già fatta.